una cosa che ovviamente non c'è in pubblicità, però lo capite facilmente, insomma, sicuramente ci avete pensato prima di me, è che quando io voglio comprare qualcosa devo procurarmi i soldi per comprarlo, devo lavorare per comprarlo. Ora tutto il tempo che lavoro, il tempo che non passo con la mia famiglia, con le persone che amo, con i miei amici, lavorare va bene, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, giustamente. Ma che tipo di lavoro? Un lavoro utile o un lavoro superfluo? Perché se io super lavoro per procurarmi cose che non servono a niente, lasciando indietro cose che invece, cavolo, se mi servirebbero. Perché poi arrivi a una certa età e ti dici, cavolo, ma io sono stato a lavorare 14 ore al giorno perché dovevo ricomprare il cellulare, la macchina, il televisore 3 volte al giorno. Praticamente ho fatto tutta una vita di cose che non volevo fare per avere cose che forse, chissà, potevo pure volere, ma non ho mai avuto il tempo di goderle. Non è un grande affare. Mentre se io lavoro tutta la vita per avere più affetto, se io lavoro tutta la vita per avere l'aria pura, l'acqua più pulita, se io lavoro tutta la vita a ciò che ci siano centri di condivisione, per esempio facendo attività, per esempio facendo il rappresentante dell'istituto, un lavoro nobilissimo. Chi si è alzato in piedi bene? Forza, forza. Uno. Tu stai venendo qui? La domanda cocente adesso è una: tu sei libero? Dipende da che cosa si intende con libero. Lei ha già capito. Adesso facciamo un esempio. Se tu dovessi mettere il tuo concetto di libertà a un maghiccio, lo sposti più verso il sì o più verso il no? Io la sto dicendo. Ho beccato una che va a fare filosofia. Se, secondo il tuo concetto di libertà lo metti perfettamente al centro. Forse no, perché comunque posso scegliere. E la libera di scelta. Già il fatto però di poter scegliere dove mettere il laghetto è una libertà. Quindi sì. Quindi sì. Bene, a questo punto passiamo alla vostra idea di libertà. Libertà di parola, di studiare. Di poter studiare, parlare. No. Allora, facciamo una cosa semplice. Quando hai detto che sei libero, tu mi hai risposto subito sì. Tu pensavi a che cosa? Semplicemente non ho bisogno di... Perché posso condurre la mia vita ovunque sia senza impedimenti. Ognuno di noi deve prendersi la responsabilità di farsi un senso critico e dare a tutto la propria dimensione da un'unica. Questo si fa, secondo me, non solo secondo me, attraverso lo sviluppo del senso ironico. Banalmente smettendo di prendere troppo le cose sul serio, ma non nel senso della torta in faccia, nel senso del paradosso, nel senso che quando vedi in televisione il duro che fa ehi, ciao, e io amo questa patatina, io patatine non mangiare tante. Insomma, non so se avete avuto la disgrazia, questa è una vecchia pubblicità delle patatine, non ricordo più che marca, ma tutti poi. Vedo che qui comunque la marca non se l'è scordata nessuno, nemmeno. Amica, grazie dell'aiuto alla regia. Allora, lì è aperta l'idea, ma in tutte queste cose bisogna riuscire a disinnescare il messaggio del comando, dell'ordine, tutto. Un attimo, vediamo. Magari voglio comprare. E magari no. Ciao.